Morgan 422race.com, la Porsche Carrera Cup Deutschland di traverso Roberto 50 e Fabrizio Corgnati. Non ho capito l'attacco tedesco, anche perché siamo in Italia. Abbiamo deciso, vuol dire buongiorno. Ecco, questo per chi non l'avesse capito. Buon mattino. E poi non è vero, perché uno lo guarda la sera. Vabbè, non lo so, dipende. che belle facce, simpatiche. E molto invitanti come gara questo, 3 di 4, ma che cosa sta facendo? Vabbè, lasciamo gara perdere. 3 di 9, non gara di 4. 3 di 9, tu vedi queste cose e non capisci più niente. Mi sono perso. Siamo al Mugello, pista della Madonna, bellissima, unica tappa italiana. Tra l'altro è la prima volta che la Carrera Cup viene al Mugello. Aveva corso due volte ad Adria nel 2003-2009, nel 2004, nel 99 a Misano, e questa volta fa il ritorno in Italia con questo signore che abbiamo visto che... No, non anticipare quelle che sono le qualifiche. No, c'era un amico del DTM ai box. La storia. Allora, la storia è quella del circuito del Mugello, che adesso ci verrà presentata niente poco di meno che da Thomas Jäger, detto Meister, che ci fa fare un giro qui. Vedete, è simpatico. Tra l'altro vedete lo sponsor Penthouse, io non volevo... Playboy era... Sì, Playboy era invece il DTM proprio di Christian Hansen, non sbaglio. Allora, qui siamo al punto più veloce del circuito, ci dice Jäger, alla fine del rettilineo, 270 km all'ora, poi si scalano tutte le marce dalla sesta alla seconda, ottima opportunità di sorpasso perché ci sono una serie di traiettorie che si possono ottenere, e un'ottima anche opportunità di trarre l'opportunità per il sorpasso. C'è molta buona aderenza a causa della gomma che si deposita, per cui si pigiano i freni a 100 metri, qui è molto impegnativo. E poi qui andiamo a una delle quattro chicane tipiche del Mugello, ovviamente si cerca di sfruttare la pista al meglio possibile. Qui vediamo anche i riferimenti che pazzesco, che sta facendo vedere il nero che c'è su questo particolare, vedete, su erba sintetica. Qui si rischia di danneggiare anche le ruote se lo si piglia un po' troppo allegramente. È proprio Holzer, dalla suggestiva di Holzer abbiamo visto proprio il passaggio. Qui abbiamo doppia curva destra, la parte più difficile, in quarta, 160-170 km/h, bisogna cercare di non frenare passando in questo punto, perché si rischia di andare un po' troppo larghi all'esterno. Si cerca di affrontare praticamente lo sconosciuto, perché non si vede una parte cieca. Evitare sottosterzo, frenando chiaramente. Poi qui l'ultima curva, si torna sul rettilineo, punto molto importante. Alla fine si gira 1,56 basso circa in questa pista. Qui vediamo invece ben altri circuiti. Ben altre cose, ma proprio... perché questo è Ronald Holzer. Attenzione! Aveva girato le ruote da un po' di tempo, come potete vedere, ma non aveva intenzione di... Mamma mia! Cameraman? Non lo so. Salutiamo la famiglia del cameraman. Vogliamo sprecarci in baffi e baffetti. Guardiamo, 3 ma su 4 perché, i nostri baffoni. Sai perché stiamo vedendo questo? Perché erano Günther e Ronald Holzer, che appunto hanno vinto tra l'altro il campionato tedesco di rally, e questa è la seconda generazione degli Holzer, ovvero Marco, che compete quest'anno nella Porsche Carrera Cup tedesca. De Jung e Holzer. De Jung e Holzer, sì. Prima volta... Junior Team. Esatto. Tra l'altro Junior Team, che fino all'anno scorso aveva come suo portacolori Lance David Arnold. Praticamente questo Junior Team funziona in un modo particolare. Ci sono 3 anni di apprendistato, dopodiché si cambia. Arnold è andato a fare la Mamero Race. Esatto, Arnold ha cambiato team ed è subentrato Marco Holzer, che per il primo anno passa le ruote coperte. In precedenza era stato in Formula 3, in Formula BMW tra l'altro, per cui è stato uomo BMW per un po' di tempo, anche se nella parte giovane. Però Holzer già con Abt già si dà e si difende, si subisce qua Abt in queste immagini. Però questa era l'ultima gara. Eccola, però guarda che replica su di Oschersleben, carattere ragazzi. Sì, devo dire che tra l'altro nessun timore reverenziale nei confronti del super veterano Abt, e ha conquistato proprio Oschersleben il suo primo punto, perché ha chiuso in 12ª posizione. Bravo, quindi il giovane Holzer. Il giovane Holzer potrebbe essere un romanzo. Non è male. Il giovane Holzer potrebbe essere un romanzo. Il suo compagno di squadra, lo vediamo qui, è il 19enne, o meglio, il 19enne è Marco Holzer, invece il suo compagno di squadra è Martin Rackinger, che sono
che sono guidati tra l'altro dalla leggenda della Porsche, Olaf Mante, campione della Carrera Cup, eccolo qua, nel 1990, e adesso è team boss e istruttore, diciamo, di questi giochi. La paura fa spavento per i baffi che Olaf Francesco Giuseppe, no? Il problema è che sembra molto fionico anche lui da guardare. Fa parte di quella generazione. Non ve lo diciamo lì. Qualifiche, attenzione. Qualifiche, allora... Prima fila. Dillo tu, dai, lo so. Pole position per Uwe Hansen! E qui iniziate a tremare, perché qui quando parte in pole... René Rast è sul fianco. No, beh, continuo, dai, sì. Che prima fila, che prima fila. Nicolas Armindo, altro Bau Bau Micio Micio in seconda fila, terza qui posizione. Qui abbiamo invece un testacoda per, proprio per Marco Holzer, che purtroppo... No, Robert Lucas, scusate, che ha avuto dei problemi, e bandiera rossa. Qui invece Marco Holzer, che seconda si comporta fila, molto seconda bene. Fila, seconda fila. Bravo Marco, in effetti, sì. È giovane, ma sta andando molto forte. Jörg Art, quindi dell'Herbert Motorsport, non dimentichiamolo. Chris Mamerov e Martin Raginger fanno la terza fila. Marco Holzer, che abbiamo visto poc'anzi, quarta fila al suo fianco, Christian Abt, quindi un duello che si riproporrà. Tra l'altro abbiamo visto proprio ora il giro della pole. E allora, Uwe, mai Dio, Hansen! Abbiamo fatto un'ottima prestazione a Oschersleben, ma purtroppo sono rimasto bloccato dietro a Seifert. Ora ho la miglior posizione di partenza, un set di gomme nuove, e cercherò di trarre il massimo, ovviamente. Lui è veramente insuperabile, questa vettura la conosce bene. È un pilota, attenzione però. Altri René Rast, che parte invece secondo, come abbiamo detto. Rast al limone, Rast al limone ci dice che la cosa più importante è trarre il massimo dalle gomme, perché hanno solo un giro di picco e se lo si perde, si perde quasi un secondo. 4, 2, 2,